Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho preso da Stradivarius. Al contrario degli ultimi acquisti che vi ho mostrato, questi non li ho presi durante il Black Friday, anche se comunque il venerdì proprio del Black Friday c'erano degli sconti da Stradivarius, però alla fine mi sono dedicata, tra virgolette, ad altri acquisti, soprattutto di make-up, e qui praticamente li ho acquistati soprattutto prima del Black Friday, perché due cosettine che ho preso dopo, però non erano tanto costose, non avrei risparmiato chissà quanto, anche perché quello che avevo voluto prendere da Stradivarius non era scontato. Stavo cercando i pantaloni mom style, quelli rosa in velluto che ho veduto da tantissimo tempo, da settembre, però che non volevo prendere a 30 euro, ma li volevo prendere a un prezzo inferiore, però alla fine non li ho visti sia in negozio sia comunque nel sito, quindi ho lasciato perdere. Se dovessi trovarli con i saldi sicuramente li prenderei. Comunque questo, come sempre, un try on haul, vi lascio l'elenco dei prodotti che ho preso giù nell'info box, vi metto a fianco il link se dovessi trovarlo, se non dovessi trovarlo comunque vedete anche il prezzo, appunto, lo vedete indossato e sicuramente oggi lo vedete anche diciamo meglio, perché come vedete ultimamente sto usando questa postazione, non sono più dietro alla postazione make up, ma sono appunto sul letto, in modo tale che c'è più spazio e potete vedere i prodotti diciamo nel dettaglio, anche se comunque ve li mostravo anche indossati, quindi lo vedete anche bene indossati, vedete come mi stanno, almeno come stanno su di me. E niente, iniziamo. E voglio iniziare proprio con i due capi che ho preso dopo il Black Friday, quindi da pochissimo tempo, e sono questi due. Uno è questo qui, che praticamente è una di quelle magliette trasparenti che mi piacciono tantissimo, perché sono di quelle che utilizzo settembre-ottobre, oppure marzo-aprile-maggio, quando di sotto metto solo una maglia, oppure possono essere utilizzate sotto le giacche, davvero carine. Queste praticamente è un pittonato color rosa, sono molto molto strette, sono molto elasticizzate, mettono molto in risalto le figure, e sono leggermente più lunghe oltre la vita, ma non troppo, finiscono comunque con la cucitura alla fine, non sono di quelle tagliate a vivo, solo diciamo nel polso è tagliato a vivo. Le prendo perché mi trovo molto bene, le ho prese anche l'anno scorso e non costano tantissimo. Sì, sicuramente di sotto dovete mettere qualcosa, un top, una maglietta, però io di solito utilizzo di quelle magliette monocolore a seconda dei pantaloni che ho e della maglia che c'è praticamente. C'è nella taglia SML, costa 9,99 euro. Un'altra sempre dopo il Black Friday che costa lo stesso prezzo ed è questa qui. Questa è un po' più particolare, anche questa sembra quasi un pittonato, però ha più colori, nel senso che c'è l'arancione, c'è il giallo, c'è il beige, è praticamente la stessa maglia, l'unica cosa che cambiano sono i colori, e appunto è molto molto attillata, è davvero molto molto carina. Mi piace tantissimo, mi piacciono queste comunque, io le trovo molto comode comunque, pur essendo abbastanza strette, perché non danno tanto fastidio. Invece prima del Black Friday avevo preso questa, che è un po' più, non lo so, particolare, sembra uno stile un po' retro, è tutta così dorata, gialla, non lo so, è particolare anche questa, sembrano proprio quelle catene d'oro che di solito si vedono nei film, non lo so, ha anche qualche spruzzata di celeste all'interno, anche di questa ho proprio preso la S, anche questa costa comunque 9,99 euro. Questo qui che è un maglioncino che mi piace tantissimo perché ha tutti questi bottoncini così nelle spalle, è di quelli che utilizzerei anche fino a metà novembre, fine novembre, non so se adesso effettivamente lo utilizzerò, è di quelli abbastanza attillati che sono un po' più lungo oltre la vita, sicuramente meno attillato della maglia che vi ho mostrato prima, hanno comunque le cuciture alla fine del polso e alla fine diciamo della maglia, è di quelle a costine, mi piaceva tantissimo la colorazione perché è molto
molto particolare. Quando sono andata c'era così, rosa e nero, e poi successivamente hanno portato anche quello arancione che vi mostrerò dopo. Quindi sì, ho preso due maglioni uguali, cosa strana perché di solito quando c'è lo stesso prodotto io non prendo mai, diciamo, lo stesso capo, a meno che non sia qualcosa che mi piace tantissimo, ma questo è comunque Basics e costa 12,99 euro, quindi non costava tantissimo, e l'ho trovata nella taglia SML, e ho preso come sempre una S. Appunto, come vi dicevo, l'ho preso anche arancione, sicuramente un arancione molto sparaflesciato, e l'ho preso perché sono di quei maglioncini anche questi che utilizzo nelle mezze stagioni, magari l'altro sa di autunno, nel senso che lo utilizzerò in autunno, settembre, ottobre, anche metà novembre, vi ho detto anche forse anche fine novembre, però questo lo vedo più per il periodo primaverile, perché tanto sono appunto come per le mezze stagioni, questo lo utilizzerò a marzo, aprile, maggio, e per il periodo che è più caldo, quindi primaverile, secondo me va benissimo perché così arancione, anche questo comunque c'ha i bottoncini qui nelle spalle che lo rendono un po' più particolare del solito, non lo so, mi piaceva troppo. E appunto anche questo è Basics, anche questo costa 12,99 euro, anche di questo c'è l'SML e anche di questo ho preso l'S. Invece per questo periodo secondo me vanno benissimo questi maglioncini così Stradivarius, anche di questi ne ho preso qualcuno sempre durante gli anni, sono molto simili ogni anno, però alla fine mi trovo molto bene, ne avrò almeno 5 o 6, li sfrutto tantissimo. Mi durano negli anni, ho visto che non si sono né slabbrati né comunque hanno cambiato colore. Considerate che li lavo tantissimo perché li utilizzo molto spesso. Di questi ne ha qualcuno anche mia madre. Sono di quelli che utilizzerei anche fino a fine dicembre perché, pur essendo non troppo grosso, secondo me tiene tantissimo il caldo. Davanti è tutto fatto così, quindi con le trecce, mentre dietro è tutto come se fosse quasi bucherellato, ma comunque non, cioè, non passa tantissimo l'aria, non è trasparente. Quindi li metto sopra le magliette, comunque mi trovo molto molto bene. Io di solito metto magari una canottiera, una maglietta di quelle che prendo sempre da The Zenith, e poi questo maglioncino. Ha la treccia anche nelle braccia, non lo so, mi piaceva tantissimo. Sia come ricamato, sia perché comunque è abbastanza basics, non costa tantissimo, mi dà una resa assurda. Questo costa 19,99 euro, c'è nella taglia SML, appunto ho preso anche di questa taglia la S. Accorta che non vi ho mostrato un'altra di queste maglie così trasparenti, praticamente le ho prese tutte perché una che è quella Animalier, però il classico Animalier, quindi l'ho lasciato perdere, e poi non ho presa quella Pois perché ne avevo già una dell'anno precedente, non mi ricordo se l'ho presa proprio da Stradivarius, però praticamente sempre così trasparente, e poi non ho preso quella con le bocche disegnate, però alla fine le ho prese tanti, ne ho preso tantissimo, ne ho preso già qui 4, mi sembra che ne ho preso già 1 o 2 anche precedentemente. Di questa c'è la S, la M e la L, e ho preso una S, costa sempre 9,99 euro come gli altri praticamente. Comunque questo è uno stile un po' più classico, molto autunnale perché è su base verde e c'ha tutti questi fiori fatti così, quindi è davvero molto molto autunnale. Questa è molto molto carina, sicuramente anche questa la utilizzerò in primavera, però questa secondo me è più autunnale, nel senso che appunto c'ha questi colori un po' così, c'è anche dei colori così viola, comunque sono disegnate sia davanti che dietro, sono entrambe trasparenti sia davanti che dietro, ma diciamo che è la stessa maglia, l'unica cosa che cambia è il disegno, ormai da anni Stradivarius li fa. L'anno scorso aveva fatto anche quelle con un collo un po' leggermente più alto, però non mi piaceva come mi stava, infatti non ne ho acquistato fatte così, invece così sì. Avevo visto che aveva un po' leggermente alzato anche il prezzo di queste, invece adesso è ritornato, diciamo, il prezzo iniziale di quando ho preso le prime maglie fatte così. Ho
preso un unico capo per, diciamo, per la parte inferiore, e di quei pantaloni che sapete che mi piacciono tantissimo, all'elastico dietro, davanti è fatto così, e tutti questi E bottoncini, proprio la possibilità proprio di legare e fare il fiocco davanti, ma non so se effettivamente farò il fiocco, ma farò solo il nodo. Quei pantaloni molto molto comodi, che non sono troppo attillati, che non danno fastidio. Ormai sto vestendo sempre con questi pantaloni qui, ne ho preso tantissimi da Bershka, da Stradivarius, qui proprio da Stradivarius, poi dove ne ho preso, forse anche da Piazza Italia, ne ho preso di tantissimi brand perché mi trovo molto molto bene, anche da Pinky ne ho preso, sicuramente ne ho preso più da Stradivarius perché sapete che il mio negozio è il low cost preferito, e soprattutto perché secondo me sono quelli più comodi e quelli anche un po' più sagomatti. Di questi fatti così ci sono tantissimi colori e soprattutto in tantissime fantasie. Qua ci sono i bottoncini, ma sono solo disegnati, cioè non si apre, si infilano direttamente senza praticamente aprirli. Sono un classico pantalone che dietro praticamente è fatto così, quindi è abbastanza larghetto, un po' stile mom style secondo me. Sono di quelli che comunque stanno alla caviglia e non di quelli più alti, e sono di quelli che hanno comunque un pantalone abbastanza stretto, nel senso che non sono di quelli che hanno sulla zappa di elefante molto larghi, che a me non piacciono perché non essendo troppo alta, se metto quelli troppo larghi secondo me mi accorciano la figura, pur utilizzando tantissimo quando ero ragazzina. Comunque questo appunto un marrone abbastanza caldo, un po' aranciato, che sa tantissimo di autunno. Di questo c'è anche l'XS, infatti sono molto contenta perché l'S mi starebbe troppo largo. Mia mamma ne ha preso tantissimo anche lei, di solito c'ha una, non dico una M, ma una S un po' più abbondante rispetto alla mia, infatti lei ha preso la S di questi pantaloni perché sono più larghi. Comunque c'è l'XS, l'S, la M, la L, l'XL, io ho preso appunto un XS e costano 19,99 euro. Sicuramente non vi nego il fatto che se durante i saldi ne trovo qualcuno col 30, col 40%, di altri disegni naturalmente, ne prenderò qualcun altro. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate di Stradivarius, cosa pensate di questi pantaloni, se li avete visti in altri brand low cost e volete consigliarmeli, quali avete preso voi, quali colorazioni, se anche voi state fissando con questi pantaloni perché li trovate molto molto comodi, se avete consigliarmi qualcosa di qualche brand low cost. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!